Saluti a tutti! Visto che non sono impegnato né in eventi in presenza né in eventi online con la Notte Europea dei Ricercatori o Notte Europea della Ricerca, ho pensato bene di usare il secondo video settimanale proprio per la giornata dedicata alla ricerca in Europa, di raccontare qualcosa sulle mie ricerche personali fatte prima di iniziare il lavoro in didattica e divulgazione che sto svolgendo in questo periodo per Eduinaf. Per questo video ho deciso, tra l'altro, di affrontare una sfida piuttosto particolare, quella di raccontarvi una ricerca piuttosto astratta. Spero di riuscire a limitare al massimo le due equazioni previste, quelle che vi mostrerò nello smartphone che trovate in basso a sinistra. In pratica quello che vi andrò a raccontare è una sintesi, una porzione di ciò che ho svolto per il mio dottorato di ricerca. Questo si basa in particolare su un'applicazione della matematica molto utilizzata in fisica, ovvero la teoria delle rappresentazioni. Per dire più o meno che cosa potrebbe essere la teoria delle rappresentazioni e più in generale il lavoro di un fisico teorico, di un fisico matematico, utilizzo un'immagine che usai alcuni anni fa nel corso di un corso di programmazione che svolsi qua a Milano. In quell'occasione, per raccontare appunto il mio lavoro di ricerca, utilizzai come metafora o come analogia quella di un pittore che dipinge una scena di vita quotidiana. In un certo senso, così come il pittore in realtà rappresenta ciò che vede, utilizzando il suo stile, che può essere più o meno realistico, peraltro, così il fisico teorico e il fisico matematico utilizzano la matematica e, nello specifico del video, la teoria delle rappresentazioni per rappresentare un sistema fisico, descriverne le sue proprietà. Prima di entrare nel dettaglio, però, vorrei fissare un primo elemento fondamentale, cioè definire che cos'è la simmetria. In realtà è abbastanza facile perché sperimentiamo la simmetria ogni volta che ci guardiamo allo specchio, perché in questo caso notiamo una particolarità del nostro volto, ovvero il lato sinistro è sostanzialmente identico al lato destro e viceversa, a meno di piccole variazioni ovviamente. Però trascuriamole per un momento e se effettivamente prendiamo la linea che taglia in due il nostro volto e che passa attraverso il naso e invertiamo appunto i due lati uno con l'altro utilizzando questa linea come guida per l'inversione, notiamo appunto che il nostro volto è sostanzialmente simmetrico. Un'operazione di questo genere è quindi detta operazione o trasformazione di simmetria. Allo stesso modo i fisici teorici e i fisici matematici utilizzano la matematica per rappresentare i sistemi fisici che generalmente vogliamo studiare. Attraverso la teoria delle rappresentazioni quindi noi riusciamo a capire quali sono le simmetrie di quel sistema e a capire, per esempio, in quali condizioni queste simmetrie sono verificate e in quali, come si suol dire in termini tecnici, risultano rotte. Oppure ancora a estrapolare senza eseguire, per esempio, lunghi calcoli, dei numeri delle proprietà caratteristiche di quella simmetria particolare associata a quel sistema fisico particolare. Qui vi presento la prima formula matematica. Quando io vado a descrivere con un'opportuna rappresentazione le simmetrie di un sistema fisico, scopro che nei calcoli spunta fuori quello che viene considerato fattore di fase. Il valore di quel fattore di fase mi dice se la rappresentazione che sto utilizzando è una rappresentazione banale, ovvero nel caso in cui il fattore di fase è equivalente a zero, oppure non banale, ovvero quel fattore di fase è diverso da zero. Un esempio di una rappresentazione non banale è quando applico le trasformazioni di rotazione agli elettroni, più in generale a tutte le particelle di cui è costituita la materia di cui siamo fatti, ovvero i fermioni. Se infatti vado a studiare qual è la rappresentazione migliore delle simmetrie, scopro che quel fattore di fase può assumere due valori, uno positivo e uno negativo. Questi due valori vengono generalmente considerati più un mezzo e meno un mezzo, che sono i valori che generalmente vengono associati allo spin. In questo modo noi diciamo che lo spin è un numero associato alla invarianza dell'equazione rispetto alla rotazione. In termini più
terra-terra, si può dire che lo spin è associato a una rotazione destrosa, più mezzo, o sinistrosa, meno mezzo. Oppure potremmo anche fare l'esatto contrario. L'importante in questo caso è che la convenzione che scegliamo all'inizio la manteniamo costante per tutte le operazioni di calcolo che poi eseguiremo successivamente. Ora, di tutto questo guazzabuglio matematico, un altro esempio, che è quello di cui mi sono occupato un po' più approfonditamente, è quello legato all'equazione di Schrödinger. Senza scendere troppo nella storia dell'equazione di Schrödinger, vi ricordo che quest'ultima serve per descrivere una particella, come appunto l'elettrone, che per esempio si sta muovendo libera nello spazio, oppure che sta interagendo, per esempio, con il nucleo atomico. Ora, se vado a studiare le varie simmetrie associate con l'equazione di Schrödinger, scopro che una di queste simmetrie è la trasformazione di Galileo, che è la seconda equazione che vi mostro. Le trasformazioni di Galileo sono delle trasformazioni delle coordinate che mi permettono di confrontare la posizione di un oggetto che si sta muovendo, per esempio, all'interno di un carro o di un treno, mentre questo si sta muovendo rispetto a un sistema in cui io sono fermo, per esempio, quando sono sul marciapiede al lato della strada. Il punto è che ovviamente io voglio capire se la fisica viene rispettata o meno, per cui in qualche modo se io sono al lato della strada e faccio un esperimento su una pallina che sta cadendo all'interno di un treno in movimento, devo poter riportare quei risultati lì ai risultati di un esperimento analogo che io invece faccio direttamente al bordo della strada. A questo punto, visto che le trasformazioni di Galileo e l'equazione di Schrödinger sono in qualche modo collegate, risulta interessante andare a vedere la rappresentazione delle trasformazioni di Galileo. In questo caso si scopre che uno dei fattori di fase della rappresentazione di Galileo presenta al suo interno la massa. Questo non vuol dire che la massa spunta fuori perché l'equazione di Schrödinger è invariante per le rappresentazioni di Galileo. Vuole semplicemente dire che io ho una rappresentazione diversa per ogni particella dotata di massa. Questo però ha anche la conseguenza che se ho una particella priva di massa, non posso utilizzare una rappresentazione di Galileo per descrivere quella particella, perché in quel caso avrei una rappresentazione banale. Ora si può spingere alle estreme conseguenze tutto questo discorso e riuscire a trovare un po' di robe interessanti. In questo senso, in descrizione vi lascio il mio articolo scientifico pubblicato sull'argomento e in più il link a un articolo scritto in inglese, perché se non ricordo male non ho scrissi l'equivalente in italiano, in cui ho cercato di raccontare la storia in termini più semplici rispetto all'articolo scientifico vero e proprio. Se poi sia questo video sia gli altri presenti nelle playlist scientifiche vi interessano o vi incuriosiscono, l'invito è quello che faccio solitamente alla fine dei video, ovvero iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i video che verranno pubblicati in futuro. Arrivati a questo punto, non mi resta che dirvi saluti a tutti!